O vien de roge sta jornada, ma fa pensar l'amore, cave in ogni mattina, una canzone, a porta per te chi stu cuore. A fa passare come l'acqua mi scorre. Allora Massimo, cominciamo l'intervista. La prima cosa che ti voglio chiedere è che cos'è la noia. Mi hai detto che è un racconto, la noia, l'ironia del jazz napoletano è un racconto che tu scrivi in PDF, però insomma dici più o meno qual è il contenuto di questo racconto. Allora, la noia è in pratica un racconto in forma di dialoghi. Io è il terzo racconto che scrivo nel giro di un paio d'anni. Ho sempre scritto molti testi per canzoni, poi vabbè, per un po' di anni mi sono fermato. Una decina di anni fa mi appuntai una serie di cose che volevo scrivere, l'idea di scrivere un libro, però ci sono arrivato proprio recentemente, negli ultimi anni. La noia è un racconto in forma di dialoghi che parla di musica, parla di un gruppo completamente inventato di Napoli, molto famoso come jazzisti nel mondo, e che attraversa, diciamo, un periodo di crisi più o meno intorno al 2010, un periodo di crisi creativa. In realtà più che una crisi creativa è l'approdo di un percorso, diciamo, noioso fatto negli ultimi anni con tanto successo ma con pochi stimoli. Questo è un poco, diciamo, la trama, il soggetto di questo libro in forma di dialoghi. Ok, ti volevo chiedere com'è l'intenzione di pubblicare online questa roba? So che tu insomma hai pubblicato un po' di musica, molta musica negli ultimi anni, mi hai raccontato insomma che il tuo mestiere appunto è il web marketing, ma che ti piace pubblicare online musica e condividere in rete contenuti, appunto come un web creator. Che intenzione hai per questo racconto, per questo terzo racconto? Ma guarda, l'idea è sempre quella di non fare numero, cioè, non mi interessa l'idea di fare grandi numeri sul web, così come ho fatto per raccolte musicali, per gli album musicali. Invece l'idea di condividere con gli amici, mi piace l'idea di contattare tanti artisti attraverso il web, adesso è possibile farlo, e quindi farò così anche per questo racconto, che però, diciamo, c'è una proiezione anche nel sito web che va oltre il PDF, che rappresenta appunto una specie di libro, non in carta. E l'idea è quella di mettere le copertine dei dischi di questo gruppo inventato, di far ascoltare la loro musica, di fare dei brevi schemi sui personaggi, in modo che chi arriva sul mio blog possa in 2-3 minuti capire che storia è e godersi un po' di grafica, un po' di musica, anche se non scarica il PDF. Questo, se gli piace, se gli interessa, può tranquillamente scaricare il PDF e leggerselo. Ok, qual è l'idea, diciamo, di questa condivisione di contenuti? Sappiamo che insomma, creare contenuti sul web significa farsi pubblicità, significa condividere idee e quindi insomma, costruire relazioni. Dal punto di vista, diciamo, della pubblicazione ufficiale, quella delle case editrici o quella delle etichette discografiche per le tue raccolte, che rapporto hai con questo mestiere che è diverso da quello del content creator? Cioè, la tua idea è quella di pubblicare prima o poi qualcosa? Ma guarda, il mio mestiere, diciamo, è fare consulenza a microimprese. L'idea di, diciamo, di pubblicare un libro mi sembra una cosa molto lontana, perché fare lo scrittore
non è solo una questione, diciamo, di scrittura, ma è anche una questione di rapporti con case editrici, con premi, con la stampa, diciamo, quella ufficiale. Quindi, insomma, si può tranquillamente fare lo scrittore senza essere scrittore, così come faccio il musicista senza essere musicista. La creatività, diciamo, è al centro e il resto, diciamo, è un po' accessorio rispetto alla necessità di esprimersi, alla necessità di essere creativi, diciamo, come bisogno primario. E poi l'idea è quella di essere autore, ma magari i miei racconti o parte di essi possono essere interessanti per qualcuno che scrive soggetti, per qualcuno che fa teatro, visto che poi sono in forma di dialoghi. Questa è un po' l'idea, diciamo. Ok, allora vediamo. Altre cose che posso chiederti: che progetti hai per il futuro? E questo, dai. Allora, i progetti per il futuro, ma continuare a scrivere, in pratica ho programmato almeno altri 3-4 racconti, ma è un processo, diciamo, work in progress in termini di, diciamo, di curiosità intellettuali, è un processo, diciamo, creativo che va sottilmente a creare rapporti con la realtà che ci circonda, insomma, quindi per me la creatività è questo. Progetti per il futuro sono in qualche modo riuscire a come dire, riuscire a raccontare innanzitutto a me stesso il mondo che ci circonda, che cambia in maniera sempre articolata. Io sono un sociologo, quindi per me, diciamo, tutto ciò che è creatività ha uno spunto sociologico in termini di lettura del reale e del rapporto con ciò che per me è importante, insomma, questo. Ok, ti ringrazio, è stato molto interessante. E poi niente, ti mando il link di questa intervista. Faccio anche io un saluto in camera, così mi vedono. E poi niente, ci aggiorniamo ai prossimi progetti, insomma.